anno si avvicina, serve il piatto 2016. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come ogni anno, consueto appuntamento con la realizzazione di un piatto dedicato all'anno nuovo. E allora, senza troppo chiacchierare, spostiamoci subito sul piano da lavoro e andiamolo a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare il piatto del 2016. Anche quest'anno un piatto nuovo. Ci occorrerà una matita, dei colori acrilici di buona qualità. Io sto usando i Master Acrylic Glossy Ferrario, di cui vi parlerò molto presto perché ho già girato un video prova per vedere come si comportavano, e sono degli acrilici davvero belli perché hanno un finish glossy, appunto, lucido, quindi molto molto affidabili. Ma delle loro caratteristiche tecniche da me riscontrate ve ne parlerò in un video che sarà uno dei primi video del 2016, appunto. Intanto vediamo come sono utilizzati. Vi ho detto che mi era venuta un'Ikea con Ultet, ed è lui, Ultet, il piatto in bambù dell'Ikea che costa 5,99 euro. Vi metto il link del sito Ikea per vederlo in tutte le sue caratteristiche da vicino. È un piatto in bambù con questa sezione circolare che è molto bella, ma che a noi serve soprattutto perché rende il piatto leggermente ruvido, quindi perfetto per far aggrappare l'acrilico senza bisogno di particolari preparazioni. Pennelli misti e dell'acqua. Come prima cosa prendiamo un bianco titanio, voi usate naturalmente i colori che avete, e cominciamo a dipingere tutto il piatto in bianco, creando così la base e il fondo su cui poi andremo a dipingere. Quindi dipingiamo tutto il piatto di bianco. A questo punto, con tutto il bordo fatto, diamo una seconda passata di bianco sulla parte anteriore. Ok, asciugatosi il piatto, anche se non è perfettamente asciutto non fa niente, ma l'importante insomma che sia alquanto asciutto, tracciate del tutto a mano libera, perché è un piatto artigianale, una sorta di cerchio. Ovviamente però il disegno lo troverete bello e pronto sulla mia pagina Facebook Arte per te, cercando piatto 2016 tra le foto. Quindi in maniera del tutto così approssimativa tracciamo una sorta di linea in mediana al cerchio, uno zero spaccato insomma. E poi facciamo anche degli altri raggi che più o meno, da cui più o meno si ricavino 6 parti del cerchio, ok? Così. A questo punto possiamo cominciare a disegnare totalmente a mano libera. Ok, più o meno il disegno è fatto, ripeto, non abbiate paura perché voi lo troverete, anche se non vedete nulla in questo momento, fidatevi, qui c'è un disegno. Adesso prendo un bel rosso, perché questo deve essere un piatto che comunque nel mio immaginario debba sempre ricordare i colori del Natale, e con un bel rosso cadmio scuro, bello carico, comincio a ripassare tutto quello che ho fatto fino a questo momento, così che possiate vederlo anche voi. Possiamo immettere un secondo colore, che nel mio caso sarà un bel verde.
asciugare il rosso, passato il verde, adesso diamo un'altra passata appunto con il rosso per renderlo più vivido e meno incerto. Bulino o dotter, questo è proprio specifico per le unghie, con una pallina bella grossa intingiamo la pallina nel colore e cominciamo un gioco di rifinitura che accompagni tutto il nostro lavoro con dei micro pallini che arricchiscono da una parte il nostro lavoro e rifiniscano quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Più allungati ne faremo uno rosso. E adesso decoriamo i pallini. Allora, quelli rossi li decoreremo con delle palle grosse poste a croce, così, e poi dei pallini più sottili nel resto della circonferenza, quindi 1, 2, 3, quelle verdi invece faremo esattamente alla rovescia, quindi le decoreremo con il rosso. Ok, adesso ho finito di decorare con i colori verde e rosso e ritorno al primo colore, il bianco. Il bianco sarà la rifinitura di tutto, quindi dovremo essere molto accorti nell'usarlo e molto attenti nel posizionare le palline bene. E allora, prendo un po' di acrilico bianco direttamente con il dotter e comincio a ripassare su tutto il disegno rosso tempestando con pallini bianchi, sì, perché questo darà un ulteriore tocco di rifinitura e movimenterà ancora di più il disegno rendendolo ancora più prezioso. Il disegno di per sé è molto semplice, quindi per dare un tono bello a tutto il lavoro dobbiamo rifinirlo con le particolareggiature. E alla fine ho deciso di fare qualche punzone anche più grande su questo decoro verde all'interno del bulbo rosso. Diciamo che questo lavoro è un lavoro che chiama facendolo, quindi l'occhio stesso vi suggerirà dove poi dover aggiungere altri pallini oppure se siete arrivati al punto di fermarvi. A questo punto contorno il bordo tutto di verde. Scelgo un pennello che mi agevoli in questo lavoro, quindi o uno sottile o uno a lingua di gatto in modo che io possa passare e depositare il colore e piano piano contorno il tutto. E ora faccio una serie di pallini anche sul bordo verde, tutto attorno al piatto. E forse abbiamo finito!
No, penso che ne faccio una serie piccola attorno e una serie grande laterale al contorno. A questo punto siamo proprio arrivati quasi alla fine. Chi lo direbbe che questo era solo un piatto di legno? Togliamo i residui di matita io li tolgo con la gomma elettrica ed è giunto il momento di scrivere la data. Quindi questo è il piatto 2016, proprio questo numero dovremo scrivere con il colore rosso che porta bene. E scrivo il mio numerino, che nel nostro caso quindi è 2016. Ragazzi miei, e anche per quest'anno abbiamo un meraviglioso piatto per celebrare l'anno che verrà. Adesso, siccome non riuscite a vederlo tutto, io vi lascio alle foto, però prima faccio passare 24 ore, do una spruzzata con una bella vernice spray per acrilico, ovviamente a finitura lucida, dopodiché vi lascio alle foto. Voi non vedrete lo spruzzare della vernice perché tanto vi ho già insegnato come si spruzza la vernice spray e potete vederlo nel video che vi si apre ora tra le schede informative. Questo miserello, questo piatto così semplice è diventato un tripudio di colore festa e noi ci vediamo dopo le foto che ho ancora qualcosina da dirvi. E buon 2016 a tutti! Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning dew. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true. This rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the Riproducete il vostro piatto come più vi piace, poi magari postatemelo su Instagram e fatemelo vedere. Questa invece è la mia proposta per quest'anno. Non mi rimane che salutarvi, aspettarvi sempre su Ombretta, il mio secondo canale, su 2cuore1k, levati, levati, e su 2cuore1k, il mio altro canale, quello che ho insieme a Enzino e a Gabriele. E noi, prima che lui sveli la sua identità, da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, ci vediamo presto, ovviamente prima del prossimo anno. Entrando su Arte per te, questa è Arte per te, Arte per te.